Allora, io lascerei un po' di spazio anche alle domande. Prima però rilancio io con una domanda, perché quando dicevi che la cooperazione è parte integrante e qualificante della politica estera italiana, come scritto e stabilito anche dalla legge, la domanda che mi viene è sì, ok, ma quale cooperazione? E poi volevo richiamare in questo senso anche questo nuovo, un po' ancora diciamo fumoso progetto Piano Mattei, di cui appunto accennava anche il professore, con questo summit che c'è stato a fine gennaio, 28-29 gennaio, se ha ancora senso fare queste cose, la mia domanda di fondo, continuare a convocare dei summit nazione-continente, che poi è un piccolo paese come l'Italia, continente, un grande continente come l'Africa, 54 paesi, 1,5 miliardi di abitanti, se ancora questa logica ha un senso ma quali anche possono, dovrebbero essere i contenuti di questo piano che non vediamo, peraltro, che non sono così chiari, e che è anche accompagnato da una retorica che nel momento in cui, il testo in cui dice che è anticoloniale o non paternalistica, ma in realtà lo è, si conferma e si riafferma. Ecco, questo tipo anche di cooperazione, dove molto poco è stata coinvolta la cooperazione dell'ONG, la società civile africana, che infatti ha detto nessuno qua ci ha consultato, ma gli stessi vertici dell'Unione Africana hanno detto esplicitamente nessuno ci ha consultato neanche in fase preparatoria, per cui c'è anche un vizio d'origine che è un po' lo stesso che era venuto fuori anche nel suo intervento rispetto al fatto che non c'è necessariamente un atteggiamento dialogico, ma a nessun livello a quanto pare. Ecco, vi rilancerei questa piccola provocazione, ma poi lascerei spazio anche a qualche domanda dal pubblico. Grazie.